Ho aperto il mio primo store dropshipping nel 2017 sul mercato degli Stati Uniti, dove c'era ancora pochi costi, poca competizione e una possibilità di fare risultati veramente pazzeschi. Oggi però le cose sono cambiate, oggi andare a vendere negli Stati Uniti è un suicidio economico e strategico, tuttavia esiste una nuova chance, una nuova possibilità che hai in questo esatto momento di avviare uno store dropshipping, vendere in mercati europei totalmente ignorati e fare ottimi risultati. Non te lo dico a caso, non sono parole così al vento, ma io e i ragazzi del mio team stiamo testando attivamente e abbiamo portato proprio di recente da zero all'equivalente di 1000 euro al giorno uno store proprio sui mercati che ti sto per mostrare e proprio con la strategia che ti sto per rivelare in questo video. Ciao, sono Samuele, benvenuti in questo nuovo video. Se non mi conosci, io sono il fondatore di dropshippingkids.com, dove aiuto le persone come te a partire totalmente da zero, creare uno store dropshipping e portarlo alle fasi più avanzate. In questo video voglio parlarti della strategia di vendere dei prodotti che funzionano bene in un mercato diverso dal nostro e venderli in un ulteriore mercato diverso, prendere prodotti negli Stati Uniti, virali e già convalidati in quel mercato e portarli in un mercato europeo. In questo video infatti ti faccio vedere quali sono i mercati principali e i metodi di pagamento da utilizzare per vendere in mercati poco competitivi ad altissimo potenziale. Ti spiego quali sono i prodotti migliori per questi mercati e come trovarne, come andare a settare il tuo store e le tue ads con delle traduzioni dinamiche e inoltre come andare a lanciare con la strategia di advertising. Non voglio farti perdere altro tempo, questo sarà un video pazzesco, pieno di valore. Lasciami un bel mi piace quindi se sei pronto, fammi sapere nei commenti se poi ti viene qualche dubbio, qualche domanda e adesso partiamo con il video. Ora ti faccio vedere quella che è una mappa di tutti quelli che sono insomma i paesi principali e andiamo a capire sia quelli che sono i paesi migliori, peggiori, perché e insomma quindi dove concentrarti nella vendita nei paesi appunto europei. Partiamo dal fatto che appunto su Stati Uniti, Canada, essendo dei paesi giganti, la competizione è maggiore e la quantità di persone all'interno è tanto alta e quindi queste due cose causano un aumento di quelli che sono i costi. Principalmente comunque la competizione, cioè quante più persone vogliono vendere negli Stati Uniti, maggiore è la competizione. Sapendo che Facebook funziona come un'asta, quante più persone partecipano a quell'asta, tanto maggiori saranno i costi. Quindi diciamo che è un mercato che sicuramente Stati Uniti nello specifico, se stai partendo in questo esatto momento, insomma, ha delle grosse complicazioni e dei grossi costi. Dopodiché passiamo al mercato italiano, quindi siamo noi, insomma. Mercato italiano è un mercato che ha dei costi molto molto buoni e comunque ha anche una bassa competizione. Infatti è un mercato veramente top, sarò onesto. L'unico problema per certe categorie è la richiesta del contrassegno. Quindi se riesci a fare, se puoi offrirlo in qualche modo con delle triangolazioni dei fornitori, uno stock, è un mercato veramente veramente ottimale. Cosa che però, il discorso del contrassegno, cambia quando andiamo su certi mercati europei. Il senso infatti di questa cosa, adesso andiamo un po' più nello specifico appunto in Europa, è il fatto che questi sono dei mercati che hanno alto potere d'acquisto, quindi mercati comunque mediamente ricchi, abbastanza ricchi, e che non richiedono per forza il contrassegno. Ovviamente ci sono mercati come per esempio la Spagna, che è un bel mercato ma il contrassegno è richiesto, non dico tanto quanto l'Italia, ma insomma ti rompono abbastanza. Altrimenti dei mercati interessanti sono per esempio, partiamo dalla Germania, mentre te li cito, ti cito anche quelli che sono i metodi di pagamento che dovresti avere. Per esempio in Germania è richiesto molto Klarna, che è un metodo di pagamento per dilazionare quindi pagamenti a rate, che appunto è, ripeto, richiesto e altamente consigliato se vuoi vendere in questo mercato. Poi praticamente attaccati alla Germania abbiamo Belgio e Olanda, altri mercati veramente molto molto interessanti. Questi sono dei mercati dove all'interno è richiesto Ideal, un altro metodo di pagamento, oppure Bancontact. Entrambi questi li puoi appunto settare, puoi fare la tua richiesta, sono dei metodi di pagamento utilizzati in questi due mercati, quindi se vuoi vendere qui anche questi sono fondamentali da avere. Poi abbiamo Sweden, quindi la Svezia, altro bel mercato, come per quanto riguarda la Germania è richiesto Klarna. Diciamo che averlo poi Klarna è utile un po' dappertutto tra virgolette. E poi come ultimo mercato, dove in realtà ti basterebbe quasi avere anche solo Shopify Payment, quindi l'accettazione di pagamenti con carta, Shopify Payment, Stripe, quelle varianti, sono mercato Norvegia, Finlandia e anche Danimarca. Gli altri che ci sono qui, si inizia ad andare su dei paesi un po' più poveri, per quanto riguarda per esempio Polonia, Bielorussia, Lituania, insomma questo tipo di paesi non sono più ottimali. Quelli che ti ho citato finora, puoi arrivarci anche tu stesso, sono comunque dei paesi molto ricchi. Quando vai a lavorare su questi mercati con i metodi di pagamento che ti ho citato, riesci ad avere la quadra perfetta di quello che funziona. Dopodiché ovviamente devi fare uno store fatto come si deve, una strategia di ads che funziona e vendere un prodotto vincente, cosa di cui parliamo in
immediatamente. Prima di vedere come strutturare lo store e le ads, dobbiamo capire cosa lanciare e che cosa vendere. Ti faccio vedere alcune categorie di prodotti più fornitori che puoi utilizzare per il mercato europeo. Categorie che, ti dico, vanno molto bene sul mercato europeo, quindi se vuoi le puoi approfondire. Partiamo dalla prima. La prima è abbigliamento accessori con, ti aggiungo la feature, riscaldanti, proprio per questo periodo nello specifico. Ti faccio vedere per esempio questi, che sono dei leggings barra jeans, come in questo caso, con all'interno appunto quella componente riscaldante. Altro accessorio per esempio sono maglioni come questo. Adesso l'altra parentesi che ti faccio è che per esempio l'abbigliamento io dico sempre di stare attenti proprio per le taglie, la qualità eccetera eccetera, ma in questo caso insomma lo so, resta così il problema. Se però fai un bel lavoro sulla ricerca e accertarti che i fornitori ti offrano un prodotto con quelle dimensioni lì, è un prodotto veramente molto forte. Quindi tutte queste feature di resistenza, peso e quindi qualità effettiva del materiale più la componente riscaldante hanno veramente dei picchi molto importanti, ovviamente dovuti al periodo, ma soprattutto per il tipo di prodotto. A questo ti collego anche Spocket. Spocket per esempio, se vuoi utilizzare un fornitore, è un supplier appunto con base Stati Uniti, Canada e vari mercati europei, che ti offre già dei prodotti prefiltrati sia per la qualità sia per spedizioni rapide proprio sul mercato europeo. Poi andiamo avanti e abbiamo la categoria di calzature. Anche qui ti faccio vedere la componente invernale. Stai guardando questo video in questo momento, durante tutto l'anno puoi guardare insomma lo stesso il contenuto e utilizzarlo comunque, ma in questo caso questi sono accessori che danno il meglio ora, quindi pantofole, contenuto peluche con insomma l'inserto interno che va a riscaldare. Stessa cosa per questo. Questa è una versione un po' differente di un prodotto molto simile che già nel passato, ogni volta che c'è il periodo più freddo, dà sempre il meglio. Piccola parentesi che ti faccio, ovvero che tuttora quando sto facendo questo video fa molto caldo, però è un attimo arrivare poi a settembre, metà settembre con lo store, quindi prima riesci a strutturarlo, prima ti prepari a accogliere tutta la massa di persone che vorrà acquistare questi prodotti. In collegamento a questo ti faccio vedere anche Modalist. Modalist è un'altra piattaforma come Spocket, come le varie che ci sono in giro. Come vedi qui i prodotti sono già un po' più elaborati, andiamo più sull'abbigliamento, fashion e accessori, comunque nicchie fortissime per i mercati europei. Come ultima categoria invece abbiamo un po' la cura della casa. Qui ti faccio vedere per esempio questo, che è un rubinetto veramente fortissimo, un prodotto che risolve un problema, buon effetto wow, buon valore percepito, con effettivamente poca competizione. Prezzo anche basso, quindi ripeto, buonissimo valore percepito. Ti faccio vedere un altro filtro, questo sia per il rubinetto sia principalmente per la doccia. Questo è un prodotto che io nel passato l'avevo visto, aveva già fatto mi sembra 50-60k in 30 giorni sul mercato Stati Uniti, e sono comunque prodotti che vanno a lavorare anche tanto sull'effetto problema-soluzione. Se non ho questo filtro per la doccia, questo filtro per il cibo, mangio un sacco di cibo insomma sporco con germi vari, quindi si può fare un bel angle di comunicazione e di attacco anche da questo punto di vista. Ulteriore fornitore che vi mostro quindi è CJ Dropshipping. Come vedete qui dentro, quando siete sulla piattaforma, hai le warehouse. Le warehouse sono i vari magazzini in giro per il mondo. Come vedi c'è uno in Germania, Gran Bretagna, Italia, ma praticamente non c'è nulla, e poi un po' di altri mercati. Quindi se vai su Germania per esempio, vuoi vendere in questo mercato, benissimo, qui trovi tutti i prodotti che hanno disponibili. Una volta che apriamo per esempio un prodotto, qui sotto puoi vedere shipping from, scegliamo Germania, spedizione in Germania. Quindi come vedi questo prodotto ci mette 3-8 giorni con spedizione gratis per arrivare a una spedizione insomma sul campo, quindi un tipo di setup che sicuramente porta degli ottimi benefici. Per aiutarti comunque a capire che cosa sta funzionando, sta vendendo su un mercato specifico, ti faccio vedere che possiamo utilizzare nuovamente la libreria delle inserzioni di Facebook. Quindi come al solito ci troviamo qui dentro, e poi quello che facciamo è definire il mercato dove vogliamo vendere, quindi Danimarca, categoria tutte le inserzioni, e poi magari cerchiamo parole chiave come sconto, acquista ora, roba del genere. Se non sai come si fa, Google Translate, metti la lingua, mettiamo per esempio sconto, ok, a quanto pare si dice in questo modo, e poi qui dentro cerchiamo la parola chiave. In questo modo, utilizzando gli stessi filtri di ricerca, come vedi stiamo trovando ads attive in appunto Danimarca con esattamente la parola chiave sconto. Dopodiché possiamo mettere anche qua il filtro per esempio per video, e poi cerchiamo magari di vedere qualcosa all'attivo entro gli ultimi 4-5 giorni, quindi qualcosa che è attivo da più tempo, vuol dire che idealmente sta vendendo. Ed ecco che quindi qui troviamo dei prodotti attivi su questo mercato e che quindi stanno effettivamente funzionando, o se non altro li possiamo approfondire per capire cosa va oggi sul mercato danese. Ok, ti fermo con il video un secondo, adesso tra poco ti lascio vedere il continuo, c'è ancora un sacco di roba che dobbiamo vedere. Prima volevo farti sapere che quello a cui ci avviciniamo è il Q4, l'ultimo quarto dell'anno, quello più profittevole in assoluto per l'e-commerce e il dropshipping. Quindi se vuoi partire al mio fianco con qualcosa di concreto, con quelle che sono le mie strategie approfondite,
approfondite, sappi che giusto nelle ultime 2 settimane ho anche aggiornato il mio corso completo Dropshipping Keys 3.0 che trovi qua sotto in descrizione. All'interno ci sono più di 180 lezioni, un gruppo privato di supporto, dirette private settimanali dedicate agli studenti e un sacco di bonus, template, script, liste di agenti, veramente tutto quello che ti serve per partire oggi e fare risultati con il tuo store. Lo trovi qua sotto in descrizione, dacci un'occhiata, adesso comunque ti lascio al continuo del video. Quindi mettiamo caso che adesso hai deciso cosa vuoi vendere questo soffione che tra parentesi secondo me è un prodotto veramente pazzesco, comunque vuoi vendere questo prodotto, chiaramente se lo vendi in un certo mercato devi tradurlo, quindi ti faccio vedere tutte le soluzioni dalla migliore alla peggiore o magari partiamo dal contrario per poter tradurre appunto quello che è il tuo store. Quindi partiamo dalla versione manuale, lo devi fare tu. La prima opzione è che se vai sull'App Store troverai Gtranslate, che è un'applicazione che ti permette di avere, come vedi, la traduzione tramite click. Ovviamente il problema di questa cosa è che se vendi in un mercato specifico sarebbe bene a rivolgerti a quel mercato con la lingua tradotta completamente senza dare l'opzione al cliente, anche perché dal punto di vista secondo me di gestione del cliente è un po' più brutto vedersi questa cosa, e poi soprattutto è automatico, quindi è un po' come tradurre un intero store usando Google Translate, quindi anche questo non è eccezionale. Altra applicazione invece interessante è Wiglot, il punto è che però la traduzione multipla costa, oppure devi farla tu manualmente. Però ti faccio vedere comunque quest'app perché praticamente poi in automatico, se tu per esempio traduci il sito in italiano, in inglese e te lo fai tradurre in tedesco, ogni cliente che arriva da un determinato mercato e vuole vedere quella determinata lingua, Wiglot lo fa vedere in automatico e soprattutto fa vedere la traduzione manuale che hai messo tu, quindi è per forza tradotta al meglio. Ultima soluzione di quelle un po' più manuali e anche quelle tra virgolette peggiori è DeepL.com, non so se si pronuncia così, comunque qui dentro praticamente dovrebbe essere una delle applicazioni un po' migliori per la traduzione, quindi secondo me per interagire magari con i clienti questo è un tool che effettivamente puoi utilizzare. Chiaramente ci sono tutte le lingue o le lingue principali tra cui lingue appunto europee, quindi è sicuramente un'ottima soluzione. Dopodiché passando a quelle un po' più macchinose, costose e però perfette e precise per quello che dovresti fare, andiamo nuovamente su Fiverr. Su Fiverr se cerchi la traduzione da italiano a X lingue ti troverai per persone come queste che appunto ti traducono quello che è un tuo testo. Per farti sapere più o meno una diciamo una descrizione, un testo è diciamo un 300 parole, l'ho contate su una mia descrizione di un mio store, 280-300 parole circa, qualcosa di comunque abbastanza base, e ti costa 5 euro, quindi idealmente per tradurre un intero store secondo me siamo sui 10-15 euro, che comunque viene una bella traduzione, quindi secondo me ha molto senso. Oppure qualcosa di ancora più professionale abbiamo Upwork. Su Upwork diciamo che la grossa differenza che c'è un approccio un po' differente, c'è un pagamento insomma orario per una certa traduzione, quindi se vuoi semplificare le cose secondo me Fiverr può essere la soluzione che con un piccolo budget ti va a dare però il risultato estremamente migliore di tutto. Ok, adesso passiamo con il lancio effettivo. Innanzitutto sappi che la strategia che ti consiglio è quella che ti mostro anche all'interno di questo video, quindi vallo a recuperare appena abbiamo finito questo contenuto perché lì trovi tutte le risposte. Partiamo però da un presupposto: prima di andare a lanciare quelle che sono le tue ads ti servono dei contenuti con cui andare a vendere. Quello che devi fare e che ti consiglio di fare è utilizzare dei contenuti molto più reali. Questo infatti è un video preso da un agente, da un fornitore, video standard registrato all'interno di una fabbrica, un video che al cliente onestamente non trasmette nulla neanche a livello emotivo. Quest'altro invece è un video fatto da un utente che comunica a quelli che saranno i nostri futuri clienti in modo anche molto più caldo, tra virgolette, comunicando effettivamente come si è trovato bene. In questo caso il cliente nuovo riesce a percepire un tipo di vendita e di approccio molto molto diverso e molto più concreto. Quindi se vuoi creare dei video di questo tipo io ti consiglio una strategia semplice ma efficace. Partiamo da TikTok, cerchiamo su TikTok quello che è il video a cui sei interessato, trova dei video poi registrati non più da delle aziende ma da dei creator, dalle persone normali che hanno comprato quel prodotto. Quando trovi 2, 3, 4 video interessanti scaricali tutti utilizzando SnapTik, che è un'applicazione che ti toglie il watermark di TikTok. Quando hai tutti questi contenuti puoi usare anche da computer un'app come CapCut che ti permette di ridimensionare questi testi, tagliuzzarli come vuoi, fino ad arrivare a creare quindi un video tra i 30 e i 60 secondi con video di qualità, spezzoni di qualità che comunicano a quello che è appunto il tuo cliente finale qualcosa di veramente impattante. Ti faccio vedere nuovamente un video che ho fatto in 2 secondi contro un video di un fornitore molto molto noioso. Puoi percepire che l'approccio anche da il nostro cliente finale sarà molto molto diverso, e questo cambia tutto perché ad oggi su Facebook la cosa più importante sono i contenuti, le creative con cui ti vai a posizionare sul mercato. Quando sei all'interno di Facebook Ads io ti consiglio infatti di strutturare quelle che sono la tua campagna
campagna con almeno 5 interessi diversi rispetto a quello che stai vendendo, con al di sotto di ognuno di questi due video più una foto del tuo prodotto. Dopo che hai lanciato la tua campagna, quello che puoi fare è lasciarla andare per minimo 48-72 ore, quindi 2 o 3 giorni, per poi agire. Quelli che sono gli ad set che ti hanno portato profitto, quindi ROAS, vai a aumentarli di budget. Quelli che sono a break even, quindi sei in pari con la spesa e l'importo che ti hanno generato, li lasci andare ancora. Quelli che sono in perdita li spegni e li cambi con nuovi interessi. Non voglio andare troppo nel dettaglio perché ci sarebbero ore di questa cosa da spiegarti, ma almeno in questo modo hai un'idea di quella che sarà l'azione e quello che dovrai fare per gestire correttamente la tua campagna e lanciarla in modo efficace, utilizzando, come ti dicevo, contenuti ad altissimo impatto che puoi sfruttare per le tue ads. Bene, quindi per questo video era tutto. Io spero veramente che vi sia piaciuto. Vi invito a farmi sapere qua sotto nei commenti se volete un continuo su questa, diciamo, strategia e linea di mercati europei. Posso preparare una challenge, posso preparare dei video più approfonditi, come creare uno store. Insomma, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, cosa vorreste vedere. Vi invito anche a lasciarmi un bel mi piace, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video.